Servizio sul nuovo Colardi della Grotteria e poi subito la sintesi di Cittadella Padova del derby. Maurizio, allora, non si poteva trovare il momento migliore per inaugurare il nuovo locale di La Grotteria con queste due vittorie nel derby, nei due derby. Sì, no, siamo contentissimi perché ci siamo ripresi, due vittorie importanti in due derby molto sentite e siamo contenti. Ecco, cosa ne pensi di questo nuovo Colar by La Grotteria? Sono contento per lui, vedo che ha fatto un bel locale, io sono contento per lui perché ci tengo a lui, siamo parecchi amici, sono contento. Tu ne hai pensato di aprire un locale? Ma forse un giorno sì, giù nella mia Sicilia, magari qualcosa del genere la vorrei fare, però non si sa mai. Allora Cristian, non si poteva trovare il momento migliore per inaugurare il tuo nuovo locale? Per fortuna sì, dopo due derby che abbiamo vinto c'è un po' entusiasmo, e no, però c'era tutto programmato prima. Questa è un'attività che non c'entra niente con il calcio, sì, che va bene lo stesso. Come è nata questa idea di aprire questo locale nuovo? È nata con due amici, con Dante Vecchiato, Giulio e Rabarama. E abbiamo cercato di fare una cosa diversa, un bar, e introducendo anche l'arte. Ci sono quadri, sculture, una cosa diversa per avvicinare la gente anche all'arte. Sono anche tanti tuoi ex compagni di squadra e attuali, stasera venuti a trovarti. Sì, sì, degli amici, mi ha fatto molto piacere, un po' di personaggi, un po' di compagni, un po' di gente che non conosco, un po' di tutto, dai, fa sempre piacere quando uno fa le cose e la gente viene a salutarti. Ti do, la volontà è quella di portare comunque i giovani ad avere una visione differente dell'aperitivo serale e comunque tutta la giornata nella degustazione comunque di vini e cibi particolari, proprio in uno spazio dove poter gustare comunque delle situazioni nuove. Siccome comunque la gioventù fa fatica un po' ad entrare in galleria, abbiamo voluto portare la galleria nello spazio dove i giovani vivono e di conseguenza lo spazio verrà continuamente cambiato, verranno esposte sempre cose differenti, di natura differente, in questo caso la prima apertura viene fatta appunto con degli artisti cinesi giovani e comunque già molto noti, e man mano verranno fatte delle esposizioni di artisti comunque giovani differenti, diciamo che hanno provenienze differenti, possono essere indiani piuttosto che sudamericani, insomma proporremo comunque nuove situazioni per creare questo ambiente, insomma, dove stare tranquilli e avere, diciamo, un piacere anche per la vista. Sicuramente anche quello, sicuramente comunque artisti che magari abbiano già anche un minimo di curriculum, chiaramente, perché comunque il lavoro che fa la Galleria Vecchiato, che dà come apporto, diciamo, la proposta delle opere, chiaramente ha sempre lavorato comunque con artisti già di una certa fama, però non è detto, insomma, perché ci sono delle proposte valide, insomma, a noi piacerebbe anche l'idea che diventasse anche un po' un fulcro, capito, di attenzione per quanto riguarda quello che è la cultura, l'arte, la poesia, la musica, per dei giovani che abbiano comunque delle valenze culturali abbastanza forti, insomma. Cosa può portare l'innesto di un calciatore conosciuto, affermato come La Grotteria? Beh, lui sicuramente ha tutta una schiera di ammiratori e amici che sicuramente amano anche, diciamo, questi ambienti un po' particolari, un po' nuovi, e quindi io credo anche la frequentazione proprio da parte di personaggi anche che arrivano da altre cerchie, e comunque poi chiaramente anche l'amicizia che ci unisce, insomma, sai che anche prima avevamo una socia che faceva parte di questo giro, perché abbiamo voluto comunque mantenere una fascia, diciamo, che riguarda anche lo sport, che comunque ingloba anche la gioventù di oggi, insomma, un certo interesse proprio da parte dei giovani. Allora, da Perla Calderisi alla Grotteria, il Colar sempre nel segno del calcio Padova comunque.
Beh, direi Colar sempre l'insegna del calcio, relativamente del calcio, perché la Grotteria in ogni caso è una generazione indietro alla mia, quella di mio marito alla nostra, ed è sicuramente, essendo più giovane, brillante e ancora in attività, più portato a seguire un'attività di questo tipo, non credete? Ecco, per la Galderisi adesso ho lasciato il Colar, cosa fa? Per la Galderisi fa la casalinga, la mamma, la moglie, non disperata sicuramente, giusto per così ricordare il successo di Desperate Housewives, ma va bene così, un momento di riposo, di riflessione nell'arco della vita.